nelle squadre a 7 anni di Lido e piano piano ho intrapreso la mia strada calcistica fino a un giorno dove ho cambiato letteralmente la mia vita, perché a 15 anni io abito praticamente in un paesino sperduto in provincia di Venezia, avevo la possibilità di trasferirmi a Reggio Calabria, quindi da una parte all'altra dell'Italia, e a 15 anni con le lacrime agli occhi ho lasciato i miei genitori e mi sono trasferito a Reggio Calabria. Non nego che i primi 15 giorni avevo due valigie appoggiate al muro, di cui una la roba pulita e una la roba sporca, pronto per chiuderla e tornarmene a casa, perché era un dramma. Poi invece, grazie alle persone che ho conosciuto là, ai compagni di squadra, sono riuscito a integrarmi e praticamente a percorrere un'annata tornando veramente poco a casa e a divertirmi. Questo per 2 anni, poi dopo 2 anni ho iniziato a girare nelle squadre non professionistiche e piano piano il mio percorso di giocatore è cresciuto fino ad approdare alla Fiorentina. La cosa che mi ha colpito del prof qual è stata? È stata che al di là dei numeri, perché comunque si parla sempre di numeri quando uno va a vedere una carriera del giocatore, la cosa che mi ha colpito è quello che ha detto di me, perché mi fa piacere, perché sono riuscito a trasmettere alla gente la vera persona che sono e soprattutto l'insegnamento che mi hanno dato i miei genitori di quando ero bambino e che tuttora io sto cercando di trasmettere ai miei figli. Quindi è un onore e un piacere essere riconosciuto e essere visto in quella maniera dalle persone. Che dirvi, quando sono arrivato in Serie A avevo 23 anni, ero un ragazzino giovane e uno ti chiede: ma che emozioni provavi a stare in campo, quando stavi in campo con gli altri? È strano, perché quando per la prima volta ti capita di giocare contro il Milan, che era una delle prime big di quell'anno, lì per lì, in un calcio d'angolo, mi ritrovo a marcare Shevchenko. Era il Milan, il grande. Io dicevo: scusate se ogni tanto mi scivola qualche parolaccia, ma è solo per far capire, ma che cazzo ci faccio qua? Cioè, non capivo nemmeno io perché. Perché stavo vedendo che il sogno che comunque avete tutti voi, che è quello un giorno di poter arrivare nel grande calcio, il mio si era esaurito. E in quel momento ho detto: no, non me lo voglio far sfuggire di mano. E tuttora sto continuando a lottare e a cercare di conquistarmi un posto nelle squadre, nelle città dove comunque sono stato e andrò, per comunque dare un qualcosa anche a chi viene dopo di me. Non è semplice raccontare una carriera calcistica, anche perché molte volte vengo riconosciuto come, fa per dire, l'eterno giovane o un ragazzino che ha le prime presenze in Serie A, invece poi quando vai a vedere, a calcolare i numeri, sono oltre 300. Quando glielo dice alla gente, dice: come 300? Sono 300, 300 sono tante. Avrei firmato veramente anni e anni fa col sangue pur di arrivare a scrivere 300 partite in Serie A. Però la cosa bella è che tuttora, quando vado in campo, uno, mi diverto, e penso sia la base di tutto, come quando ero bambino e giocavo per strada. Due, vado al campo e mi diverto anche con i compagni, perché mi fa piacere stare insieme a loro, stare con loro, e da tutti loro prendo le cose positive e anche quelle negative per riuscire a imparare. E questo ha fatto sì che purtroppo me ne andassi da Firenze, perché nel momento in cui continui a divertirti, cioè voglia di giocare e non di stare perennemente fuori, escluso, star seduto, ho deciso di cambiare vita e quindi cambiare squadra. Non so dove andrò, però la mia voglia di giocare è ancora alta, anche se sono all'età, è quella che è, e quindi cambierò sempre prima.